Contiene circa 800 litri quando è carica e di queste bombole ce ne sono disponibili circa 120-130 al Colle Sud. Ecco, questo è il manometro. Come vedete qui c'è la possibilità di erogare a varia... ecco, senti il fischio. E adesso glielo mettiamo, la maschera a Semei che respira, mettiti la maschera, prova a respirare, così, ecco, tienila lì così. Questa è la maschera, questa invece è la bombola americana e se la può provare l'innamorati e questa bombola eroga nell'ossigeno nella misura in cui uno lo consuma, cioè dà tanto ossigeno al soggetto quanto l'individuo ne ha bisogno, ovviamente peso di più, però è più capace, 1200 litri invece di 800. Ecco. Bisogna che aderisca molto bene al viso. La maschera americana che curva si basa sul concetto che la tenuta sia, non dico Spagna, perché è naturale, uno c'ha la barba, ce n'è sempre uno, però si aderisca molto bene. E il palloncino, come vi ho detto, è molto intelligente. Come per il gonfio, così quando è sgonfio, controllate due cose. La prima è vedere se aumentando la manetta si gonfia, ma se aumentando la manetta non si gonfia, vuol dire che perde prima o non esce bene, esce la manometra senza venire dentro nel palloncino. Cioè, se il palloncino si gonfia da matti, le possibilità sono due: o erogate troppo ossigeno, più di quanto voi ne consumate, oppure c'è un'ostruzione a livello della valvola che avete davanti alla bocca, la valvola inspiratoria. Formazione per attacco finale est seguente. Campo 1, presidio e terreno di comunicazioni con Dotti e Bianchi. Campo 2, presidio e terreno di comunicazioni con Cappon, Miserocchi e Briani. Sempre campo 2, componenti cordate e riserve cordate con Stella, Innamorati, Plazzotta, capigruppo, Vallata, Mao, Santoro, Minuzzo, Carrel, Tamagno, Schnarf, Epis, Scenei, Tauber, Rossi, Trentarossi, Curnis, Lorenzi, Bernardi. Campo 3, presidio e terreno di comunicazioni e riserva cordate con Nemela, Franzoi, Levitti, Sommadossi. Campo 4, presidio e terreno di comunicazioni e riserva cordate con Benedetti, Vanzetta. Stop. Campi 5 e 6 non vanno presidiati stabilmente per evitare eccesso consumo ossigeno. Stop. Il tetto del mondo diventa ogni giorno più vicino, ma la carica degli uomini e la forza dei mezzi non bastano a diffondere una benché minima certezza. Dietro la sorridente maschera della fiducia che il comune amore per l'impresa ha disegnato sul volto degli scalatori, c'è in tutti l'angoscia quotidiana dell'Everest, per i suoi 8.848 metri di roccia, battuta dal freddo, dalle tempeste e dalle valanghe. Anche gli Sherpa si preparano a partire, sorridenti, con le bandiere. Ma sicuramente, come sempre prima di intraprendere un viaggio importante, qualcuno lo avrà propiziato spargendo chicchi di riso intorno alla tenda. Sicuramente la maschera a ossigeno che aiuterà a salire verso la vetta nasconderà ai compagni l'incessante mormorio delle loro preghiere.
Corsera Telex 31031 Milano, Italy. Alle ore 10 locali di questa mattina, sabato 28 aprile 1973, le prime cordate della spedizione italiana all'Everest sono partite per l'attacco finale alla più alta vetta del mondo. Permettendolo le condizioni del tempo, proseguiranno l'ascensione per i campi 4 e 5, quest'ultimo a quota 8.000. Il campo 6, un semplice bivacco 400 metri sotto la vetta dell'Everest, consentirà agli scalatori solo qualche ora di riposo. Fine servizio Corradi. Raccomando anche la questione dell'eventuale congelamento delle valvole. Si ricordi delle valvole della maschera che ogni tanto le dovete schiacciare preventivamente in modo da non trovarvi in difficoltà mentre camminate, e sostanzialmente il controllo della pressione in salita in modo da essere sicuri nella prima mezz'ora o nella prima ora di marcia, in modo da essere tranquilli per il rientro. Benissimo, benissimo, pazzo!